Sono arrivato al mercatino di Agnano, sto aspettando il resto della gang. Ovviamente come ogni domenica si spera di beccare qualcosa di carino da farvi vedere, da farvi ammirare. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, il 65% delle persone che segue i nostri video non è iscritta al canale, non si paga. Andiamo a vedere un po' cosa... Stanno arrivando. Eccoli. Scusate, il parcheggio è qua. Cecchino. Buongiorno. Grande, inarrestabile. Buongiorno a tutti. Ma cosa è duro? Che sentiva... È dura o è duro? Non c'è più il signore qua. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno a tutti gli orologiai e gli appassionati degli orologi. Amen. Chi è quell'uomo nero là? L'uomo nero è uno russo. Lo chiamano uno russo. Per Perseo ha segnato €150, lo vendi? Bello, macchina era male, ora è in mercato per sé. Buongiorno. Che scuole hai oggi? Bello, bravo. Vai con la seicomania, vai! Vai che Manuel Maggioli viene a Napoli! C'è di buono qua, qualcosa di... C'è un frusaggio, c'è sempre qualcosa che... Qualche bulova, qualche... Per le fibbie, capito? Le corone! €3 4-5, 3-4 della gang, cecchino. Il cosacco non c'è, l'esperto di russi. E c'era un russo, io per il cosacco. Vedi, vai, facciamo vedere in video. Che prezzo questo? 50. Revisionato, perfettamente funzionante. Aglio di cuccio proprio. Sta bellissimo. Ma proprio nuovo. Vieni. Ma è un rito. Vieni. Sono pure i cioccolatini. Orologi tutti funzionanti, con pila, in orario, solo da indossare. Qua domenica ragazzi Rosario c'aveva dei cinturini per i diver, guarda, stupendi, c'aveva questo cinturino fatto di gomma che si allargava con l'ancora dentro, disegno dell'ancora. Rosario, un po' questo tachino, signor Enzo che sta un po' raffreddato, mi piace questo tag, mamma mia, proprio da Miami Vice. Per adesso tanto. Il coso di colore, a te ti piace per te. Ma io sai che mi voglio comprare? Il Tagoir tanto d'oro a quartz, quello che c'ha di capo nel film. Ne avevo trovato uno però. Questo praticamente cercava un botto di soldi. Allora l'amico ci segue e mi vuole fare un regalo. Fammi vedere. Grazie mille innanzitutto. Grazie a te. Guarda qua. Grande. Adesso lo facciamo diventare nuovo. Guardatelo bene che lo restauro tutto. Oh, bellissimo, eh. Che prezzo è il suo vetto? Chris? Grafica. Ah, non è una male. Da quarto. Ah, non vedevo che girava. È un'altra cosa. Se seguo, però non c'è il fondello. Peccato. Peccato che non facevamo un pezzotto, io un pezzotto. Dai questi 377,50. 30L. Lascio, ma arrivo. Questo che prezzo? Questo ce ne tengo 3. Ah, poi tengo gli stessi, due movimenti. Uno è saltarello. Sento che salta. Mi
60 euro, che sicuro è quotato, secondo me. Scusami. 30 euro, 38. E la posso fare 35, 25. Vedere che c'è. Che c'è qua? Vedi, vedi. Vedi, vedi con me. Allora, Casio, 150. 100, vai. Stamattina. 100, vai stamattina. Seiko 007 280. Poi? 320. 100. Ah, buono, non manco 100. 120. Questo lo squalo, è il filo. Sì, è perché si deve sistemare. Facciamo 180. Blova? Blova 170. Longines calibro 30L 350. 77? 280. 280 e 280, tutte e tre 280, vai. Non esistito, non ero neanche convinto. 170. Non è che si dimondia. Dici prezzi, dici. Questo 180, calibro ETA, questo carica manuale 150. Questo seguo, che bello. È particolare. Tengo pure un braccio a lui, se sei, ci hai trovato il codice da parte. Vai, ce l'ho. Non c'è una scatola Tudor? Una scatola Rolex? No, ah, bravo, fai delle scatole. Questa. È una Cartier. Prezzo? Rolex 100, Cartier 80. Ok. La sola... la fibetta in la sola, c'è di uno solo. Sono belli questi orologi, mamma mia. Guarda questo, guarda questo. Ah, questa è un'opera d'arte, io. C'è anche sì, testicoli, sì. Questo è con le... cioè, questo è un orologio con le palle. C'è il vetro di pezzi, se tu vuoi la foresta nera, no? No. Questo è... guarda qua, che c'ha questo, è il museo. Bellissimi. È un museo. Guarda quella come sono belli. Questo è un botto, non vanno mai bene. Un po' di nonnini esagerati qui abbiamo. Eh? Un po' di nonnini esagerati. Che abbiamo qua? Un po' di seco qua dentro. Capitevi un po' questa cascetta, fatemi vedere un po' questi seiko che avete. Questi seiko sono qua, non di seiko buoni. Sì. Più o meno sei. Mm. A te è diverso. No, guarda. È diverso. Perciò cambia fondello. Ragazzi, un quadrato di colù. È proprio così, non so come lo chiamano questo qua. E te ne auguro una vita, invece che su qua no. Zodiac? Sì. Questo è così. Adesso vuole pigliare. Cadie se. Cadie se, non mi do blend. Ci dovrei pagare io, però ci provo. Senti, c'è chi, ma oggi chi paga? Eh no, so, l'altra volta ho pagato io, devo pagare di nuovo io. Pago io, signori. Ok, ci sto. Allora, fammi vedere questo orologio che vuoi vendere. Sensicura Jogger, praticamente conta i minuti. Aspetta che lo azzoriamo, ci faccio. Vedete la cassa ori. Se ogni minuto la lancetta si muove di un minuto, di una tacca. Prezzo? 400. Orologi, io ho uno Zenith 2552 e un Tsuyosa inarrestabile. Io ho un Omega Geneve carica manuale. E di qua? E qua c'ho un altro Omega, un Big Omega. Qua bello il quadrante di questo qua. Sì, molto raro. Bello. Armando starà soffrendo. Eh sì. Cecchino, che orologi hai tu? Omega Seamaster. Di là? Di qua c'ho un Certina 500 metri. Bello.
Vizio, anche il buongiorno. 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 È caldo? Ah, un mate. Dai. Vai, vai, aspettiamo l'inarrestabile. Di oggi. Questo è mio, Zarvat. Azienda napoletana. Signor Forte, negli anni 50. Che spettacolo. Ciao di oggi. Questo è un Addis Dive. Addis Live, Capitan William. Omaggio. Allora, questa cassa già l'acquistammo una volta, acquistammo un orologio così una volta. Per chi non lo sapesse, la corona, la ghiera è in oro. Questo è un Orient militare. Un bellissimo Omega, vi faccio vedere con la luce del sole, di colore verde. Fantastico. Un altro Omega con quadrante anito tape. E poi mi è stato regalato al mercatino questo bellissimo Access, che restaurerò tutto. E questa è la caccia di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Io sono appena ritornato, ancora sconvolto dalla mattinata passata al mercatino, ma sempre bella, perché con la sana passione per l'orologeria si passano momenti in totale spensieratezza con gli amici della gang. 25 e 26 maggio vi aspetto a Napoli alla Fiera dell'Orologeria Campana. Ci saranno circa 60 banchi, di cui alcune aziende che producono in Svizzera, banchi vintage, prodotti autoctoni, ovviamente Semagna, mozzarella, prosciutti, prosciutto e tante altre cose, vini. Il 26 mattina avremo un raduno di auto storiche, daremo il premio ad hoc raduno auto storiche Napoli. Poi ci saranno altre premiazioni, il premio Carolina Bonaparte sempre la domenica alle donne che si sono distinte nell'orologeria, e poi tante altre sorprese. Il vintage domina, ci vediamo alla prossima avventura. Vi ringrazio sempre di tutto e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Non è possibile che il 65% delle persone guarda i nostri video e non è iscritto. In basso a destra cliccate e iscrivetevi, è gratis. Ciao ragazzi!